Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutti e a tutti, nuovo video, chiacchiericcio, ma anche perché no, video dove vi faccio vedere che ho terminato un prodotto per il momento, perché gli altri l'ho fatti già, e quindi gli altri, nel senso gli altri video, già l'ho registrati, vi mando il video precedente, non video vlog, video dei prodotti finiti, se riesco a recuperarvelo. E nulla, come state? Spero bene. E dunque, questo video vuole essere un video per parlare un po' con voi. Dunque, questo video mi piace farvi parlare con voi perché siete molto carini con me, molto disponibili. E soprattutto mi piace il fatto che voi parlate tanto con me e vi scambiate opinioni l'uno con l'altro nei commenti. E nulla, aspetta un secondo. Allora, in teoria, in pratica, questo dovrebbe essere solo dei prodotti finiti, ma non è stato così. E dunque, volevo anche truccarmi, ma anche lì sono un po' soggetta sempre a critiche, ma me ne può fregare meno. Quindi, niente. Che dire, oggi sono uscita, vi ho fatto vedere anche dove sono andata, è stato un video stralungo, non vi dico quanto perché l'avete già visto nella miniatura del video, in miniatura, nella foto che si mostra così a caso, che dà la disponibilità a YouTube di vedere che foto vuoi mettere tra quelle che ti escono appena carichi il video. Potrei metterne anche una personalizzata, ma non ci ho pensato, quindi ciao, vabbè, dettagli. Quindi ragazze, questo video sarà già corto, ve lo dico già, perché ho visto che i video che vi piacciono di più sono quelli più sintetizzati, più brevi. Cosa da dirvi in questo video? Nulla, che nulla non è vero, sono anche una bugiarda. Allora, ho appena mangiato stamattina, e anche no stamattina, stasera, oggi a pranzo, e ho mangiato, patate e carciofi, buonissimi. E stasera non ho ancora idea di cosa cucinerà mia nonna insieme a me, non ne ho idea. Comunque, cose buone già cucinerà, perché mia nonna è una cuoca con i fiocchi, una cuoca doc. E nulla, volevo lavare i piatti, ma anche lì non voglio lavarli insieme a voi perché vi annoio tantissimo, non è il caso. E quindi niente, non li lavo e va bene così. Comunque, come trucco ho fatto oggi, nulla di che, l'avete visto anche nel video, ma ve lo faccio rivedere. Mascara non ho messo perché non mi andava, lo so che non è un trucco senza mascara. Questa è, allora, facciamo così, l'altro video ve lo mostro, un piccolissimo video short. Questo qua è il video faccia del giorno, ma anche il prodotto finito di casa, della casa, non lo so, vediamo. A parte il prodotto per le sopracciglia, ho utilizzato questo correttore della L'Oreal Cashmere 327. Poi con la spugnetta l'ho tutto picchiettato alla buona, diciamo, alla buona. Questo è il mio, la spugnetta tutta liscia, tutta sozza, ma vabbè. Poi ho preso un po' di terra da mettere sopra qua, tutto attorno, della Essence Matte Sun Club Bronzing Powder. Questa colorazione prima naturale, ve la faccio vedere. Eccola qua. E questa è la colorazione. Questa qui è la terra che mi sta strapiacendo. L'altra ce n'è ancora, ma è ai sgoccioli, quindi tra poco la termino, ne get rid of it, che farò più là se li farò. E questa è la terra. Poi, usata con questo pennello, sto prelevando tutto qua dentro, ragazzi, qua. Preso dai cinesi questo. Poi, questo pennello per sfumare tutta la terra, sfumarla bene. E poi ho utilizzato sto blush che aiuto, ho paura che mi cade per terra. Maxi Blush Maxi
Rimmel, eccola qua, Rimmel, e della 003 Wildcard. La faccio vedere se mi cade per terra. Ecco qua, vedete? Si vede, sì, spero. Poi questa Wildcard sfumata, questo blush che è molto intenso e bello, tra l'altro. Non so dove poggiare la mia pochettina. Allora, aspettate un secondo. Allora, questo è il blush che si vede sulla mia dita, questo. Non so cosa si vede, se questo è blush. E questo è il colorito del blush. Se lo so, non ci sono le presentazioni. Si sa benissimo che è un blush, ma colora bene. Adesso un po' sto andando scemando, ma un po' è rimasto. Non molto, ma appena sì. E l'ho sfumato. Aspettate un secondo. Con questo pennello qui a rainbow, tipo mix, un remix di colori a mo' di arcobaleno, vedete? Mi sto anche cadendo. Questo è il pennello, un po' zozzetto, ma tra poco, appena passo, lo lavo tutto, insieme agli altri pennelli che ho. E questo è il mio bel pennellozzo. Già. Basta. Altro niente. Mascara, come vedete, ce l'ho qui. Ce l'ho qui, ma non è della W7. Me l'ha omaggiato, ovviamente, Rita Cosmetica, ma la utilizzo poco, ma poco non vuol dire niente. Lo utilizzo tutti i giorni, tranne che oggi ho avuto un'eccezione perché andavo di fretta. Quando vai di fretta non mettete mascara perché è un attimo a sporcarvi. Qua sotto, qua, vedete? Cioè, è un attimo a sporcarvi, quindi anche no. Quindi oggi ci ho rinunciato al mascara. Ciao, non si può sentire. Ho rinunciato al mascara. Ebbene, ragazzi, questa era qua. Mentre come profumo ho utilizzato questo qua. Per profumarmi abbastanza bene, direi. Adoro sto profumo, è buono, è una fragranza tipo, non so neanche di, non so cosa dirvi, insomma, non sono brava a descrivervi i prodotti, cioè i profumi, ma è molto 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 buono, ragazze. E nulla, sa di acqua di colonia, posso dirlo? Non è neanche, perché l'acqua di colonia ha un costo molto alterato, come costo è molto alto, quindi no, non esiste proprio. Questo è molto buono. Anche questo me l'ha omaggiato Rita Cosmetica. E ciao, ti saluto Rita. Adoro Rita Cosmetica, bravissima. Che nelle sue recensioni, nei suoi video spacchettamenti e negli ultimi video che ha fatto è stata stupenda, adoro. Ok, questo è il profumo. Molto buono. Ed è in questa scatola qui. Vedete? Questa. Già. La metto qua dentro adesso. Adoro. E niente, ragazzi, questo era tutto. Adesso passiamo all'ultimo prodotto che vi devo mostrare per dirvi se mi è piaciuto o meno. Perché sono sicura che a voi non so se vi piace o meno, però vabbè. Sono sicura di che. Vabbè, parlo a vanvera, scusatemi. Come altro prodotto, eccomi qui, il Dash. Dash, adoro, è straordinario. Fatemi sapere sotto i commenti se voi avete mai utilizzato Dash, no, presumo di sì, perché Dash è il numero uno, a parte gli altri detersivi per lavare i panni, sì. Impeccabile contro le macchie, anche a freddo e in cicli brevi, molto buono, sì, vedete? Ecco qua, questo è il prodotto e questo è Dash, ottimo, ce n'era 1050 mm, qua, vedete, qua sopra, vedete, già, già. E niente, sì, ciao, questo Dash ha una profumazione che neanche voi avete idea, è troppo buono. Ah, mi riporta la mia infanzia questo Dash. Una volta era in polvere, adesso invece è. Mi pare che sia in liquido, quindi c'è anche il liquido ancora. Ma io lo preferisco in polvere. Già, in liquido voglio dire, non in polvere. E niente, ragazze. Mi è piaciuto? Sì, mi è piaciuto. E quindi l'ho ricomprato. L'ho fatto un'altra scorta. Solo una perché già è carissimo. Quindi lasciamo stare, che è meglio.
Dunque, il video finisce qui. Se questo video vi è piaciuto, mettete like, supporto, un commento, attivate la campanella e ciao!